Buonasera ragazzi, anzi buongiorno. Allora, oggi vi parlerò della Basilica di San Marco a Venezia. Intanto mi scuso subito perché non ce l'avete sul PowerPoint, ma provvederò al più presto ad aggiornarvelo. Allora, intanto però approfitto per raccontarvi qualcosa di questo importante edificio. Allora, ci troviamo ovviamente a Venezia, nella Venezia dell'XI secolo, una città di straordinaria importanza, una vera e propria potenza commerciale marinara, e motivo per cui l'architettura romanica veneziana avrà delle peculiarità, vedremo, tipiche orientali, molto radicate. Infatti, la Basilica di San Marco, possiamo dire che già nel variegato panorama romanico italiano, rappresenta però ancora di più un vero e proprio unicum, non paragonabile a qualsiasi altro edificio ed esperienza coeva di questo periodo. Allora, la Basilica di San Marco in realtà presenta una fondazione precedente, infatti fu fondata già a partire dal IX secolo in occasione del trafugamento delle spoglie di San Marco da parte di alcuni mercanti veneziani che le trasportarono a Venezia da Alessandria d'Egitto e quindi serviva un luogo, diciamo, per poterle custodire. L'attuale San Marco, quella che vediamo oggi, la San Marco tra virgolette romanica, fu edificata a partire dal 1063. Presenta una pianta a croce greca, come potete vedere, e i bracci, quindi i quattro bracci e il vano centrale, sono tutti e cinque. Quindi quattro bracci più il vano, sormontati da grandi cupole rialzate, che hanno la particolarità, come vedete nel prospetto, di essere concluse con questa forma a bulbo, ovviamente una forma, un elemento di derivazione orientale. Il nartece, che originariamente precedeva la chiesa, oggi è stato praticamente inglobato all'interno dell'edificio e, come potete notare dalla pianta, prosegue praticamente fino ad avvolgere tutto il braccio d'ingresso, quello della basilica, chiaramente. Andiamo adesso a osservare, scusate, la facciata. Allora, la facciata presenta due registri abbastanza evidenti. Quello inferiore è caratterizzato da cinque ampie arcate sostenute in maniera abbastanza curiosa da dei gruppi di pilastrini e colonnine, una accanto all'altra. Il registro invece superiore è leggermente arretrato rispetto al primo registro, come potete notare, infatti ospita questo spettacolare terrazzo e riprende, diciamo così, almeno nella forma, le cinque arcate del registro inferiore. Gli archi centrali, come potete notare, sia del registro inferiore che di quello superiore, sono più ampli rispetto agli altri. Allora, diciamo qualcosa subito su questo, diciamo, primo registro superiore, su questo primo registro. Come potete notare, infatti, ci sono dei dettagli che non sembrano non c'entrare praticamente nulla con lo stile romanico. In effetti, questi sono alcuni dettagli, in particolare notiamo, ad esempio, questi archi inflessi si chiamano. Okay, sono degli archi praticamente rovesciati di tradizione orientale che creano queste specie di punte al di sopra delle arcate, come invece anche questi pinnacoli, sono elementi in realtà un po' successivi al periodo romanico, quindi sono sia di tradizione orientale ma anche gotici dal punto di vista proprio della produzione. Inoltre, qua non si vede, adesso lo vediamo, vi faccio vedere una cosa molto interessante, ovvero, ecco qua, non era questa, eccola qua, una ricostruzione di come doveva apparire, non so dove mettermi, mi metto di qua, ok, di come doveva apparire appunto originariamente nel periodo proprio romanico la Basilica di San Marco, in modo da farci un po' un'idea.
Intanto notate il materiale che è laterizio, quindi un materiale ovviamente tipico del romanico e l'assenza di tutte quelle decorazioni, soprattutto nel primo registro, che invece oggi appaiono molto molto vistose. Ecco, quello che dicevo prima è che nell'arco che sovrasta il portale centrale del primo registro troviamo una loggia che è un elemento in realtà tipico romanico, senza dubbio. Questa qua è una ricostruzione che è stata fatta grazie a quello che è un mosaico presente proprio nella facciata e che, come potete notare, narra il trafugamento del corpo di San Marco, il trasporto, no? La traslazione del corpo di San Marco, e al di sopra possiamo vedere come appunto doveva apparire originariamente la Basilica di San Marco. Allora, torniamo a noi. Sì, eccoci qua. Allora, vi dico ancora alcune cose. Allora, innanzitutto, quello che si nota della Basilica di San Marco è che potremmo dire che le forme orizzontali prevalgono su quelle verticali. Per quale motivo? Allora, il motivo in realtà più che estetico è un motivo meramente statico, architettonico. Infatti dovete immaginare quali difficoltà dovevano incontrare gli architetti nella realizzazione di grandi edifici sul suolo lagunare, un suolo che di fatto è un suolo sorretto da una serie di palafitte lignee, come ben penso immaginate o sappiate di Venezia. Di conseguenza non era possibile caricare verticalmente degli edifici troppo grandi, tantomeno utilizzare delle murature continue. Quindi questo è il motivo per cui la Basilica di Venezia appare piuttosto chiatta quasi, no? Piuttosto allargata. Andiamo adesso a vedere un po' l'interno. Allora, l'interno. Ok, qua lo vediamo, vabbè, più che altro dal punto di vista del mosaico. Sicuramente dell'interno notiamo, anzi lo vediamo dalla piantina, oggi mi cerco un po', scusatemi. Allora, l'interno notiamo che è suddiviso, anche se si tratta di una pianta centrale, possiamo comunque dire che si tratta di una pianta centrale, ma suddivisa in tre navate, per ognuno dei bracci. E le cinque cupole vengono raccordate una all'altra da dei brevi tratti, ve ne indico qua uno, voltati a botte. Tra le altre cose, lo vediamo dal prospetto, è presente anche un matroneo che corre lungo l'intero perimetro. Ma ovviamente la cosa che salta subito all'occhio dell'interno della Basilica di San Marco sono gli incredibili e luminosi mosaici su fondo oro che ricoprono praticamente integralmente tutte le superfici interne della Basilica, che appare praticamente come uno scrigno prezioso. E la particolarità dell'effetto che fanno questi mosaici, dovete immaginare la maestria, questi mosaici hanno le tessere tutte leggermente inclinate in maniera diversa, tutti degli studi per far sì che la luce rifletta e splenda all'interno di questo scrigno, dicevo, rendono lo spazio in qualche modo fluido e dilatato. Quindi l'oro del mosaico funge in qualche modo da raccordo pittorico, potremmo dire, tra le varie parti. Vi ricordo che l'oro è il colore divino per eccellenza, è l'immagine concreta della luce che di fatto rappresenta lo stesso Dio, la stessa divinità. Bene, io con questa vi saluto, scusate che cerco di tornare, e spero di essere stata chiara. Oggi un po' tentennavo, ma sono le 10 di sera, sono anche un po' stanca. Vi mando un grande abbraccio, se ci sono domande ovviamente ne parliamo nel forum e a presto. Ciao ragazzi!